Sono prontissimo per questa sfida, ragazzi. La sfida contro la Zeus Junior High. Intanto sono già pieno nelle mie forze. Andiamo alla stazione. Non vedo l'ora, ragazzi. Sono davvero elettrizzato. Ma vediamo cosa ci siamo riuniti tutti qui per fare il nostro. Qua il sostegno del club di calcio. Andiamo ora tutti alla stazione. Benissimo, tutti i nostri tifosi sono qua e andiamo alla stazione. Sono davvero pronto per questa sfida. Intanto mi presento, sono io, Vincanchino. Davvero prontissimo per concludere questa guida e iniziare quella di Pokémon Nero. Però non c'è pesce, non c'è fretta, volevo dire, perché la guida di Pokémon Nero se ne parlerà a fine giugno oppure persino dopo l'estate. Perché intanto ho gli esami, quindi fine giugno assicurato. E poi sono a casa, mi trasferisco a mare, quindi non lo so se poi posso fare guide. Comunque, intanto parliamo qua di Inazuma Eleven. Ed eccoci qua. La finale del torneo nazionale. Qua è il campo della finale. Ecco, si prende da qua. Siamo arrivati al campo. Bene, andiamo avanti. Eccoci arrivati al campo della Zeus Junior High. Ecco qua. Avete visto lo stadio della Zeus? Davvero forte. Ecco, entriamo nello stadio della Zeus. Sono prontissimo per questa sfida. Quasi, guarda intorno. E andiamo. Cerca lo spogliato. Vieni pure questo. Vediamo qua che c'è. No, di qua non dobbiamo andare. Allora credo che sia di questa parte. Bene, abbiamo trovato lo spogliato. Che siamo entrati e siamo tutti così emozionati. Ah, siamo pronti. La partita per il torneo nazionale. Che gran campo, ragazzi. Sono preparato. Zeus Junior High. Sono davvero emozionato, ragazzi. Vengono pure le lacrime agli occhi. Poverissimo. Questa prode. Non so come si chiami. Brian, forse. Ecco da. E le ragazze se ne sono andate per cercare qualcosa. Ecco, infatti, per trovare il nettare degli dei, la pozione magica, diciamo, che assumono. Ora che la tesi di riporto va allo spogliatore della Zeus. Ora prenderemo il controllo delle ragazze della Zeus. Dovrebbe essere forse qua.
Oh, non entra. Intanto, ecco. Scusate. Boh. Non sto capendo niente. Ma nemmeno passa. Credo che sia questo lo spogliatoio della Zeus. Proviamo. Sì, eccolo. Io ho preso da qui, ma in verità era questo. Questo di qua. Bene, che succede? Sembra chiuso e chiave. Ma io vedo sarà. Non lo so, secondo me andrò una chiave in giro. Cerca la chiave dello spogliatoio. Come faccio a trovare la chiave dello spogliatoio? Vediamo se ce l'ha questa. No. Non ce l'ha questa. Ce l'hanno quelle due guardie sicuramente. Io mi nero. Ah, chi sono questi? Benissimo. Lettera degli dèi. Ci sono, se le guardie si trovano lì, allora la sala di controllo è in questo video. Una volta le chiedo cosa. Benissimo. Yeah. Bella sala di controllo. Quindi la sala di controllo credo che sia qui. Dove sta la sala di controllo? Meglio allontanarsi. Quindi non si trova qui la sala di controllo, ma la sala di controllo si troverà sicuramente da questo lato. No? Dove sta la sala di controllo? Ecco qua. Ci siamo sbagliati. Ma dov'è sta sala di controllo? Ragazzi, forse ho trovato dove si trova. Ecco. Scusate, andiamo qua. Vediamo, eccolo qua. Questa dovrebbe essere la sala di controllo. Infatti, ecco, c'è pure Smith. Inoltre, quel dannato Re Dark custodisce personalmente tutte le chiavi di questo luogo. Quindi, finalmente siamo arrivati qua. Volevo dare martelli aggiunti. Benissimo. Vediamo cosa dobbiamo ora fare. È preparato a mettere le idee nello spoglietto. Bene, non ci sa che aspetterà la fine della partita. Super. Avrei capito, dire la verità, più cose scopre più ho paura. Addio, santo il comandante. Agitate. Rimane ora vuole combinare qualcosa. Benissimo, stavo vedendo questo dialogo tra Smith e quei due. Andando, andiamo veloci con i dialoghi. Con gli uomini in nero che scappano per inseguirlo. Questa intanto è una penultima parte.
che sì, questa parte infatti non è l'inizio della partita contro la Deus. Vai nella stanza in fondo. Ah, quella è la stanza in fondo. Ecco, ci è arrivato. Qui forse è la sala del comandante. Riapriamo un'altra porta ancora. Ho trovato la chiave. Veloce con i dialoghi. Un pugno allo stilo. La partita sta per iniziare, ma noi la rimanderemo, ragazzi. Rimandiamo sempre tutto, ma alla prossima parte, con l'ultima parte. E poi ci saranno qualche parte extra, forse la farò, ma non ne sono sicuro del tutto. Quindi alla prossima, da Vinchichino.